Direttore del Corriere dello Sport Stadio. Ciao. Buonasera Ivan, benvenuto. Ciao. Ciao. Eccolo. Sera. Sicuramente popolare. Beh, c'è un motivo, no? Qual è? Il target l'ho ampliato col ballo. Diciamo, non solo. Allora, che giornale sarà il Corriere dello Sport? Questa è una bella domanda, non lo so, perché in questo momento sono agli arresti redazionali, per cui stiamo procedendo a vista, fondamentalmente, perché se non esiste una formula in questo momento. Devi adattarti di giorno in giorno, vedere di capire. Non questo è vero per i giornali, per la TV, sì, per non tutto, è semplice, no? Perché non è una realtà. Non esiste, tutti dicono, ah, però il modello americano, sai, la carta funziona. Ma noi siamo in Italia, per cui abbiamo un mercato diverso e gente diversa. Allora, diciamo, il giornale sportivo è comunque un punto di vista sul mondo, no? Allora, questo è un momento in Italia di grandissimi cambiamenti, anche drammatici, li abbiamo discussi per tutta la giornata, e il mondo dello sport sicuramente è anche colpito e travolto da questi cambiamenti. Intanto partiamo da lontano. Che idea ti sei fatto del periodo che sta vivendo l'Italia? Allora, pare che sono uno specialista di crisi di governo, perché anche nel calcio praticamente infatti, ne abbiamo una ogni 2 o 3 anni. È quello che ti volevo chiedere, quindi siamo già al punto. Anche di grandi ritorni, perché ultimamente, adesso non vorrei fare, però questo abete che lasciò nel 2014, naturalmente dopo il fallimento del Brasile, adesso pare possa rientrare, lui si dimise. Il commissario l'abbiamo avuto dappertutto, oltre a Montalbano abbiamo avuto il commissario in Lega, commissario in Federazione, commissario a casa mia, commissario a casa tua, e stiamo finalmente liberandoci anche di questo. Quindi conosciamo... Poi sono gli stessi, identiche, sono uomini, sono interessi personali, interessi professionali, non c'è un interesse di sistema. E credo che sia la stessa cosa anche in politica. Siamo molto preoccupati come tutti, perché tutti noi, cioè non è che uno fa sport e vive in una dimensione al di fuori, extraterrena, no? Siamo tutti padri di famiglia, abbiamo tutti famiglie, abbiamo tutti tutta una serie di problematiche che sono le stesse. Uno pensa, questo fa calcio, per cui penso solo al calcio, vivi di pallone. No, io vivo tutti allora, i giorni. Allora, quali sono le crisi del calcio aperte? Quali sono i temi aperti? Allora, giusto ieri il presidente del CONI, che sarebbe il nostro Mattarella fondamentalmente, sì, è uscito dalla Lega e sono tornati i vecchi fusti in Lega. Non voglio fare i nomi, sennò poi si incavolano, stavo dicendo una parolaccia, e mi querelano. In federazione siamo ancora commissariati, per cui si sta cercando di capire come uscire. Abbiamo un nuovo commissario, anche che Mancini, alla nazionale, però in un sistema che non sta funzionando, cioè un sistema calcio che oggi ha problemi di televisivi, problemi di etica, problemi di vario genere, per cui non abbiamo ancora individuato una strada, secondo me. La nazionale, l'abbiamo vista ieri, è un momento di rinnovamento. Come la gestione Mancini, come la interpreti e quali sono i primi segnali? Non ci sono segnali. Cioè, il primo segnale è che lui ha rinunciato a 13 milioni per venire dalla Russia, per venire ad allenare la nazionale, che era il suo sogno di bambino. Lui voleva fare l'allenatore in città della nazionale. Infatti ieri era particolarmente emozionato all'inno. E poi l'altro segnale è il ritorno di Balotelli dopo 4 anni. Sono segnali però non particolarmente indicativi, perché tu puoi essere il più grande allenatore del mondo, ma se non hai giocatori non è che vai molto lontano. Io sono cresciuto con Baggio, Del Piero, Totti e tutti gli altri, cioè fuori classe assoluti. Adesso non esiste fuori classe assoluto, cioè esistono giocatori bravi, bravini, che possono certamente fare cose interessanti, ma certamente l'obiettivo... Poi non qual facciamo è il problema? Perché quando si dice troppi giocatori stranieri non regge, no? Perché tutte le squadre europee, tutte le nazioni europee hanno giocatori stranieri che giocano dovunque, però sono forti. Qual è il problema del calcio italiano? Guarda che mi stai facendo delle domande incredibili. Eh? Vabbè, ma mi piace. Cioè, ma io voglio saperlo, io ne approfitto. Io ti chiedo, se io conoscessi il vero problema, l'origine del problema del calcio italiano, sarei qui? No, sarei presidente nazionale. Però che idea ti sei fatto? No, l'idea... Noi abbiamo sempre lavorato in emergenza, fondamentalmente. Solo dopo l'80, apertura a stranieri, grandi risorse economiche. C'è una crisi finanziaria che si ripercuote naturalmente nel calcio, no? Tu vedi anche i problemi del Milan, i cinesi che arrivano, alcuni cinesi veri, altri finti, americani, italo-americani a Roma. Cioè, però non siamo appetibili. Quindi è un calcio che ha una crisi finanziaria, una crisi tecnica, e che però per risolvere la crisi finanziaria si affida esclusivamente alle TV, cioè non c'è, ai diritti televisivi, non c'è un'idea di partenza, cioè lavoriamo sui giovani come i tedeschi, prendiamoci del tempo, noi abbiamo bisogno di fare il risultato subito,
e tu sai che il risultato subito non puoi ottenerlo. Sembra là il problema della politica proprio. È identico. Quali sono, oltre al calcio, gli sport più seguiti dai lettori dei giornali sportivi? Ma di solito Formula 1. Oltre al calcio è la Formula 1 e poi a distanze siderali gli sport tipo il basket, la pallavolo, gli eventi soprattutto. Noi siamo un popolo di eventi, no? Il ciclismo anche, per esempio. Cioè, quando c'è il grande evento ci appassioniamo anche al curling. C'è un'Olimpiade. Beh, certo, perché è l'emozione. Esatto. Però diciamo, la politica degli eventi, si dice in televisione, svuota, no? Svuota lo sport, perché lo sport dovrebbe essere il contrario degli eventi, dovrebbe essere la lenta e profonda preparazione di tanti appuntamenti. E invece noi no. A noi piace proprio il grande colpo, la grande emozione, e tutto il resto, l'ordinario non ci interessa. E questo però, voglio dire, si ripercuote su tutto, nel senso che noi, anche i giornali stessi, vivono di emozioni, non sono emozionali. Per cui, grande emozione, quel giorno vendi copie che nemmeno ti immagini. Il giorno dopo è già tutto finito. Stessa cosa, oggi si vive di partite, il post, il talk, è quasi finito, perché la gente vuole vedere la partita, poi si fa i suoi ragionamenti, cambia, vede qualcosa. E c'è già una partita il giorno dopo, poi. Non era così, viene dimenticato. Abbiamo vissuto una finale di Coppa dei Campioni che già è passata. E ora ci sono i mondiali senza l'Italia, no, questo no. Immagino... Sono i mondiali? Per altri, per gli altri sì. Questo immagino costi parecchie copie, no, ai giornali, almeno preventivati. Costa parecchie copie e parecchi milioni di euro in indotto. Cioè, il mondiale era anche un momento di aggregazione. Cioè, pensa ai locali, ai bar, all'estate, quando vedevi davanti alla televisione tutta questa gente che si radunava, il drink. Certo. Cioè, è tutto questo movimento che è venuto a mancare, verrà a mancare. Però è vero anche che negli ultimi anni noi dopo 15 giorni salutavamo la compagnia e lasciavamo mondiali europei agli altri. Esatto. Però la grande preoccupazione è quella, cioè come affronteremo per la prima... Io sono nato nel 58, no? E il 58 sono 60 anni, anche se porto le scarpe da tennis, però nel 58 fu l'unica volta in cui noi non fummo presenti, parlo del... Certo. Anche precedentemente una volta, ma nel 58 non avevamo precedenti. Quindi per tutte le generazioni, pensa ai giovani stessi, che aspettavano i 15 anni, quelli di 10 anni. Io ricordo... penso alla mia formazione ai mondiali dell'82, sì, no, cioè là sono diventato la persona che sono. Dimmi una cosa, a questo punto chi si tifa ai mondiali? Tu chi tifi? Io tifo per il mio giornale, nel senso che... cioè, un'ottima scelta! Non ho delle grandi simpatie, c'è chi dice il Belgio, chi dice il Portogallo, chi... a me francamente non interessa niente, cioè mi va bene anche, non so, l'Arabia, per dirti, no? L'importante... Aspettiamo di vedere la sorpresa e ti faremo tutti per quelli. Se sarà una sorpresa, faccio fatica... Soprattutto dopo questo periodo a tifare tedeschi, per i tedeschi. Capisco. Ivan Zazzaroni, grazie. Ciao.